rovesciata all'indietro. Oh. La spalla dov'era? Indossate. Ah! Ciao ragazzi! A grande richiesta sono tornati gli esercizi di con Mati! Nuovi esercizi, nuove difficoltà, per cui ci vuole allenamento. Cosa ci mostri Mati con la palla? Allora, questo esercizio sembra facilissimo, eh? Vai Ale, prova. Questa grazia. Allora, diciamo che devi fare... Non l'hai presa, anche se non ti ho inquadrata. Devi fare il rotolamento. Sì. Non è che viene sempre, eh? E poi devi prenderla... Devi farla scavallare. Ok ragazzi, non si è visto, male, ti crediamo. Adesso ci provo io. Vai papà. Quindi lancio e Non lancio, rotolamento. Rotolamento. Contatto col sì. Ultimo tentativo. Falla aderire al tuo corpo. Ma non ha toccato un centimetro del tuo corpo. Poi provate a fare anche questo ragazzi. Papà, non una è cosa facile. Devi farlo partire da qua, non da qua. Faccio un corpo lungo io. Allora fai il più in su. Almeno ha toccato il corpo. Adesso bisogna lanciare la palla e farla atterrare nelle ginocchia. Sincronizzate. Uno, due, tre. Vai ragazze. Male, non sei neanche accesa. Male. Vabbè ragazzi, guarda, non scendo in campo io, solo Vale, per non farti... Ok. Figurare. Brava! Certo! Arriva! Cambiamo attrezzo! Allora, il primo esercizio è questo. Wow! Ma come fa? Ma questo lo posso provare? Ma corre sulla spalla o sul... Sì, sulla spalla e dopo lo riprendi qua dietro. Esatto, lo devi prendere. Ma come hai fatto? Ma è incredibile! E con una mano lo devi prendere, capito? Ok, arrivo io. Fai ancora un tentativo, Ale? Esatto, lo devi prendere con... E la teoria è chiara. Allora, guardate bene il movimento. Guardiamo. Oh, okay. Sembra così facile. È fluido. È fluido. Papà. Per la spalla? Dimmi dove deve toccare. E deve toccare, c'è il braccio che va qua. Ok. Così? Lo prendere. Ci sono, ce la posso fare. La spalla dov'era? Non so. Però un ultimo tentativo lo faccio. La prima era il migliore comunque. Guardate cosa fa adesso. Fai vedere. Io questa cosa non la faccio. Brava. Come si chiama questa cosa qui? Ruota nel cerchio, riprendo il cerchio, lancio il cerchio. Lancio obliquo con ruota. Chiarissimo. È ovvio, ma che domande fai? Adesso la mamma farà un esercizio per non fare la ruota, ma comunque. Più facile. Dai, questo lo puoi fare. Piedi. Sì. Fai girare il cerchio. E lo si riprende atterrando sulle ginocchia. L'ha fatto poi, bene? Se avete delle vertebre ancora mobili. Sì. Guarda indietro. Mi farebbe, vabbè. Comunque ci vuole. Vediamo come si fa. Ci vuole il riscaldamento. Vale. Fate sempre il riscaldamento, mi raccomando. Oppure anche con il passaggio. Codi. Ulala! Può essere utile per fare la barba al papà, ragazzi. La barba. Mattoncino. Arriva! Preso! Allora, con questo facciamo. Ci saliamo sopra. Sì. E quelli di ginnastica di solito sono più larghi. Di questo qui. E poi si può fare al tavolino. Ok. Si può mangiare qua sopra, guarda. Quindi, oltre al tavolino lo chiamerei a colazione. Sì. E adesso addominali. Mi vediamo. Incroci. Camperina ragazzi. Ale, con quest'altro che tartaruga. E apro. Olè. Poi si può fare semplicemente. Fa semplice. Ma se uno vuole esagerare, può farlo anche con un mattone vero? No. No, non fatelo con un mattone vero. Dopo non è finita, c'è il passaggio frontale e si fa anche dietro questo esercizio. Cioè? Vabbè. Vediamo. Il passaggio frontale e dopo si fa anch'io. Ah, è assi... è a sirenetta. Non va. Brava. Acqua per la signorina. Certo. Ricordatevi, è importante sempre idratarvi quando fate sport, prima, durante e dopo.
Attenzione ragazzi, che questo comunque non è un attrezzo di ginnastica ritmica, serve più che altro a fare stretching, allungare sì. I muscoli, riscaldamento e prepararsi a che esercizio? Con la fune. Eccola qui, è giusto l'anno di Indiana Jones al cinema, non vedo l'ora ragazzi, ma lui usa la frusta allora, e non la fune. Adesso facciamo dei salti normali anche per il riscaldamento, di solito lo facciamo. Ah, c'è anche quello incrociato. C'è anche quello incrociato. Questo è il salto normale, questo è incrociato, questo è incrociato. Brava! Bravissima! Io non l'ho mai fatto in tutta la mia vita il salto incrociato. Ma il trucco qual è? Aumentare la velocità? No. No? No, diciamo che... incrociare le braccia velocemente e poi... sì, e poi non così. Sì? Ma... tenere belle larghette, no? Ah, ok. Così. Ah, ok. Se no non ti passano i piedi. Mitica! E dopo si va avanti, si allarga e si va avanti. Io direi di fare un bello slow motion. Adesso Mati proverà a domare la fune. Cioè deve cercare di prenderne a volo l'estremità. Allora, sia testa, 4 tentativi. 4 tentativi. L'obiettivo è prendere la fune più in là possibile, quindi vicina all'altra estremità. Brava! Sì, questo me lo tengo. Se, cioè, se come ti piace, sì, va bene. Puoi tenerlo. Ale, ha fatto 5 centimetri, tipo, ma come si fa? Qual è il trucco, Mati? Insegnaci. Ho anche un'estremità. Il polso, cioè così e con l'altra mano prendo. Con okay. Questo dai la spinta. Sì. E con l'altro lo prendo. Ok. Vai. Bene. Era un po'. Beh, però non era male, eh. No, io lo terrei, non era bello da vedere, ma era efficacissimo. Era vai. Ti puoi sempre attenti alla faccia. Indossate. Indossate sempre gli occhiali. Vai. Oh, no, neanche metà. Che cosa brutta, Mati, non guardare, girati. No. Vai. Almeno non la perdi, dai, diciamo che... per ragione di morbidezza, per il corpo libero cambiamo tappeto. Questo è quello classico dell'IKEA, proprio. Allora, per riscaldarci facciamo una ruota normale. Questi vi farà solo Matilde. Giusto, va bene, anche per me va bene. La ruota con lo scambio. Esatto, state attenti. Cosa scambi? Vediamo. Le gambe. Le gambe. A terra la gamba che è partita per prima. Vediamo. Ragazzi, una la devi tenere più o meno in verticale e l'altra deve scendere. Ci vuole lo slow motion. La prima che parte si ferma e fa passare l'altra. Ponte da seduta. Ci si tira indietro il braccio. E adesso, dopo questa posizione alla Spider-Man, si può fare la rovesciata all'indietro. Oh. Adesso facciamo dai piedi con la rovesciata. Quindi sempre ponte, si scende piano piano, si rovescia e si conclude. Ragazzi, Matilde si sta esercitando, pettinando. Scusate, deve essere bella. Per il gran finale. Occhio, questo Don't Try This At Home, quando l'ho visto ho fatto ah! Adesso ve lo mostro. Spaccata sul divano. Senza spaccare il divano. Speciale verticali. Esistono tantissimi. Non fatele a casa voi. Non fatele, sono dopo tanto, tanto, tanto allenamento. Allora, questa è quella normale. La classica. Quella con, con l'equilibrio. Quella con l'equilibrio. Qui il trucco era la gamba piegata. Adesso quella torcigliata. La torcigliata? Questa fa venire il torcicollo. La prossima? Non lo so. Quella con le gambe aperte. Quella con le gambe aperte. Brava. Bella questa. Rivediamola anche da quest'altra prospettiva. Ciao Ale. Questa la so, la spanciata in avanti. Vediamola. Sempre verticale, verticale. E poi si scende. La terza puntata di esercizi di ginnastica ritmica con Mati termina qui. Se volete rivedere la prima e la seconda puntata, le trovate qui e qui. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non fate i mattuccelli sul divano, ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video!